Andrea detto, stanno tutti in questi giorni parlando del famoso MES. Allora, per parlare di questa situazione, parlare anche dell'euro, ho voluto coinvolgere una persona che ne sa, è il mio amico Karin, che è un docente di economia. Che cos'è il MES? Spiega alla gente del mio canale in maniera abbastanza semplicistica cos'è il MES e poi collegalo anche al discorso dell'euro. Allora, il MES semplicemente è la fine dell'Italia. Se verrà votato, se verrà accettato, se verrà, diciamo, come sembra a dicembre, firmato, noi come popolo non saremo più assolutamente liberi di fare qualsiasi economia. Cosa significa MES? MES? European Stability Mechanism, che Ok. sarebbe il sistema di stabilità, del meccanismo di stabilità europea. Cosa vogliono fare questi signori che hanno sede in Lussemburgo? Ok, prima cosa da dire, hanno sede in Lussemburgo, non vogliono rispondere né al Parlamento italiano né al Parlamento europeo, a nessuno, Lori, a nessuno. Ed è un dramma questo, ragazzi. Cioè, no, loro cosa dicono? Metti dei soldi su questo fondo che è gestito da non si sa bene chi, che è inattaccabile a livello giuridico, che è inattaccabile a livello politico, non possono essere né processati né arrestati. A me questa sembra tirannia, non mi sembra democrazia europea. Perché se noi andiamo un attimo, facciamo un passo indietro all'euro, non voglio annoiarvi col signoraggio, con le cose. Quante volte avete C'è sentito già un video sul parlare? signoraggio bancario, scrivete signoraggio bancario, l'avrei letto e Sì. già lì lo spieghi, quindi non Sì, ripetiamo quindi delle senza cose. andare indietro, Ok. io voglio fare solo una domanda, perché a me piace che la gente rifletta, perché quello che oggi succede è che noi non riflettiamo più, ragazzi, non riflettiamo assolutamente. Cosa succede? La Banca Centrale Europea stampa dei soldi gratis che non ha. Quindi, non avendo questi soldi e stampandoli gratis, perché noi Stato, cioè questa domanda io non l'ho sentita neanche dai più accaniti contro l'euro, perché noi Stato, se la Banca Centrale Europea che è privata, quindi non pubblica, stampa soldi gratis, dobbiamo pagare interessi a qualcuno che stampa soldi gratis che non ha. Spiegamelo. Cioè, Lori, questo è il dramma Sì. dell'euro ed è questa la domanda che nessuno si pone. Una volta che abbiamo capito questo meccanismo che sembra già truffaldino, andiamo tornando al MES. Questo MES cosa ti hanno detto? Mettiamo dei soldi a tutte le nazioni, se uno Stato va in difficoltà, no? Cosa c'è? Quando vai in difficoltà puoi attingere a questo fondo, ma per attingere a un fondo a cui noi abbiamo già dato 14-15 miliardi, adesso non ho il dato sotto mano, sto andando a memoria, cosa succede? Per riprendere i soldi nostri indietro dobbiamo pagare degli interessi, ovviamente, quindi cioè, tu metti dei soldi su un fondo per poi dover riprendere i tuoi soldi indietro con interessi. Questa è la logica. Inoltre, cosa ti dicono? Eh no, però se tu adesso hai bisogno di aiuto da parte nostra, devi assegnarci in toto la politica economico-monetaria del paese. Questo è quello che vogliono fare, cioè vogliono controllare tutte le nostre politiche economiche attraverso la scusa dei fondi salvastati per mandarci in default, come hanno fatto con la Grecia, speculare sull'unica cosa che veramente ha valore, che sono gli immobili. Perché faranno crollare tutto per andarsi poi a prendere gli immobili, come hanno già fatto in Grecia, come stanno facendo, per andare a prendere tutto ciò di quello che ha veramente valore, essendo l'euro non una moneta, perché al copyright non è neanche pagabile al portatore. Andate a prendervi una qualsiasi moneta dell'euro, vedete che al simbolo copyright sulla lira c'era scritto pagabile al portatore. L'unica cosa che ha un controvalore effettivo oggi è il mattone. Faranno crollare i paesi, manderanno in default tutto quanto. E loro andranno a specularci sopra. Per che cosa? Per poi usare il MES, eccetera, per salvaguardare i due stati che sono i fautori dell'euro, sono Francia e Germania, che la Germania ha un sacco di problemi nella sua banca centrale. Dietro ci sono sempre le solite famiglie che io nomino. Ma sai che non si possono purtroppo Non le nominare, nominare, vabbè, però non ti voglio io le ho nominate dire. più volte. Sono, Sì, anzi, sono stato il c'era primo su qualcuno, no? Digicom 24 a nominare Ecco. questi. No, ma io ti dico, uno di Sì, questi abbiamo già capito. diceva che no, datemi in mano il potere di stampa di una moneta, e non mi Esatto. interesserà delle leggi di quella nazione, Esatto. che è quello che Va. sta succedendo. Cioè, Controlli la l'Europa, moneta, ecco, controlli tutto. allora, ma questa non è moneta, perché cioè, la moneta deve essere pubblica, non c'è altra soluzione, Lori. E anche Una chi la dimmi, domanda, voglio fare una domanda. dimmi tutto. Ultimamente, anche se Sì. fanno finta di no, ma qualche segnale è già arrivato, ai neoliberisti,
stravedono per Draghi. Oppure fanno finta di dire no. Posso dirti la mia personale opinione? Le dichiarazioni di questi giorni, io ormai sono sempre più scioccato. Io me ne vorrei andare. Io non sono senza speranza. Io non sono scioccato perché quello che è successo, l'ho detto prima. Ma anch'io ti avevo detto che secondo me avrebbero portato un ennesimo governo tecnico di Draghi. Ma abbiamo detto che entro 2 anni sarebbe arrivato un governo, vediamo. Sì, vediamo, ma quello non è il problema vero, Lori. Il problema è che la gente non capisce una cosa. Non esiste, ragazzi, destra, sinistra, centro. Le persone ci devono dividere. Vogliono che noi siamo divisi, non è una questione di partito, di ideologia, è una questione semplicemente di interesse economico. Se l'interesse economico di questa gente, che finanzia dalla destra alla sinistra, e non gli interessa nulla di chi vince, Lori, nessuno, cioè se lo finanzia destra, sinistra e centro, è ovvio che dopo tutti cambiano bandiera, come hanno fatto i 5 Stelle, come hanno fatto tutti. Cioè, prima contro l'euro, adesso l'euro è reversibile. Alcuni addirittura subito dopo hanno iniziato a dire no, l'euro hanno cancellato le scritte, non sì, se ne parla più. Infatti, adesso però devo dire una cosa, dimmi. Non tira più parlare di no euro, eh? Sì, ma noi non vogliamo tirare o non tirare, io ti voglio solo dire che a noi interessa l'oro. Però sai, l'euro è già passato questa là. Questa è comunicazione. Cioè, no, questo è prendere voti. Questo è prendere voti, no? In realtà... La realtà, ragazzi, è come nessuno ha veramente interesse e voglia di uscire dall'euro. Ma allora, la realtà è che noi dovremmo uscire dall'euro, ma la verità è quella che ti dice lui, nessun partito, attenzione, perché tu penso intendi nessun partito, non che il popolo non voglia uscire dall'euro, perché io penso che il popolo nelle ultime elezioni abbia dato un messaggio molto chiaro, era stanco. Stanco, ed è il motivo per cui ci sarebbe diciamo dovuto essere il governo del cambiamento. Era sì, che io ho detto che durava giusto un annetto e poi sarebbero tornati a dirsene come prima e più di prima, sì. E difatti è successo, se ne stanno dicendo come prima e più di prima. Ciao.